Fermiamo la nostra attenzione sul Salmo 77. È uno dei salmi che fa riecheggiare il motivo della memoria, il ricordo della storia del popolo di Israele esiliato in Egitto e poi esiliato in Babilonia, i due esili che poi richiedono il ritorno. E il salmista incarna la persona che vive e che fa l'esperienza della nostalgia. Memoria e nostalgia potremmo dire che caratterizzano questo salmo. Il salmo si aggrappa alla memoria, cerca di vivere l'esperienza del ricordo delle opere di Dio partendo dal dolore, dalla sofferenza. E questo salmo allora si divide in due grandi parti. La prima parte, dal versetto 2 al versetto 10, l'orante ricorda gli esiliati che soffrono in esilio e in Babilonia e si domanda: e dove è Dio? E la seconda parte, dal versetto 11 al versetto 21, si torna al tema del motivo della speranza. Dio c'è perché Dio accompagna il ritorno del popolo, il ritorno di coloro che hanno sofferto nella terra promessa. E nei versetti 17 e 20, soprattutto, c'è un inno a Dio che si rivela liberatore del suo popolo. Ma ascoltiamo le parole di questa lirica profonda che recita così: la mia voce verso Dio, io grido aiuto. La mia voce verso Dio, perché mi ascolti. Nel giorno della mia angoscia io cerco il Signore. Nella notte le mie mani sono tese e non si stancano. L'anima mia rifiuta di calmarsi. Mi ricordo di Dio e gemo, medito, viene meno il mio spirito. L'esperienza del ricordo è struggente. È una delle tematiche più profonde dell'esperienza spirituale ebraica è il verbo zakar, lo zikaron, il memoriale di un'uscita, l'uscita dalla schiavitù verso la libertà, l'uscita dalla terra di dolore verso la terra di speranza. E allora sulle note di questo salmo meraviglioso è come che anche noi ci mettessimo in cammino con coloro che stanno tornando, che hanno vissuto il dolore, che hanno fatto l'esperienza del deserto, affaticati, pellegrini verso la terra promessa. E il salmista si mette proprio nel cuore di uno di questi uomini che può dire con le stesse parole del salmo: ripenso ai giorni passati, ricordo gli anni lontani, un canto nella notte mi ritorna nel cuore, medito e il mio spirito si va interrogando. È meravigliosa questa esperienza della memoria. Perché perdere la memoria significa perdere l'identità della propria storia, del proprio popolo. Questo salmo ti aiuta a riscoprire il valore della memoria, l'identità del proprio popolo. Chi siamo noi oggi? Dobbiamo ricordare i nostri genitori, i nostri nonni, coloro che hanno conquistato la libertà. L'esperienza di questo cammino pone però la domanda del salmista al versetto 8, 9 e 10. Il salmista pone tre domande. Forse il Signore ci respingerà per sempre, non sarà mai più benevolo con noi, è forse cessato per sempre il suo amore, è finita la sua promessa per sempre, può Dio aver dimenticato la misericordia, aver chiuso nell'ira la sua pietà? E torna qui allora in questa domanda il tema della misericordia di Dio. Invitare a rileggere la propria storia attraverso la domanda che dà senso all'esperienza del dolore, della sofferenza. Dov'è Dio quando il popolo soffre? Dov'è Dio quando il popolo sperimenta la persecuzione, sperimenta il dolore? Dov'è Dio? E la risposta a questa domanda l'abbiamo nella seconda parte del Salmo. Dio è speranza. Il ricordo non è soltanto il ricordo del dolore. Ma Dio ha compiuto prodigi, ha fatto meraviglie lungo il tempo. È così che il salmista dice: «O Dio, santa è la tua via! Quale Dio è grande come il nostro Dio? Tu sei il Dio che opera meraviglie, manifesti la tua forza tra le genti. Hai riscattato il tuo popolo con il tuo braccio, i figli di Giacobbe e di Giuseppe». L'esperienza dunque dell'incontro con Dio è un'esperienza di liberazione, di misericordia. È un'esperienza che si vuole affidare ai giovani di speranza. Mai vivere senza speranza.
quando ti fidi di Dio, anche i momenti più difficili diventano esperienze per aprire una strada e trovare una soluzione. Infatti, l'ultimo passo del Salmo ricorda quella immagine che rimane nel nostro cuore: sul mare la tua via, i tuoi sentieri sulle grandi acque, le tue orme non furono riconosciuti. Guidasti come un gregge il tuo popolo per mano di Mosè e di Aronne. Un Salmo che richiama gli altri Salmi 78, che richiama diversi profeti e che ci ricorda che le vie di Dio sono sempre le vie della salvezza e della misericordia.